Appuntamento con la comunicazione istituzionale della provincia di Arezzo, dedicato oggi a un tema molto importante, soprattutto a un dato molto significativo. Aumentano le presenze turistiche in provincia di Arezzo nei mesi da gennaio a settembre, i dati appunto dei primi nove mesi, che sono comunque quelli fondamentali perché comprendono anche i dati estivi in controtendenza rispetto alla, ai dati che arrivano dalla regione toscana, ascoltiamo dall'assessore provinciale al turismo Rita Mezzetti Panozzi, proprio i dati numerici. Sono particolarmente felice per il nostro territorio perché abbiamo avuto eh, un indice di presenze elevatissimo, un milione e cinquantamila Presenze nelle nostre, nel nostro territorio nelle nostre strutture e che significa un più, 10, un 10%. Questo dato anche è ulteriormente positivo sia per la crisi che c'è e che eh, ha colpito ovunque anche il settore turistico, quindi un più 10 è un dato molto positivo, ma lo è anche perché in questi ultimi 4 anni il nostro territorio non ha mai registrato, in, io ovviamente parlo di un dato provinciale complessivo, non ha mai segnato eh, il segno meno. Quindi abbiamo sempre avuto un dato positivo anche se un più 1, un più 2 è così, quindi questo più 10 eh, è un dato veramente grande. Relativamente agli arrivi, eh, un segno positivo molto alto, un 6,6. Un dato particolarmente significativo è quello che riguarda l'indice di permanenza nelle strutture. Ecco, l'indice di permanenza questo è molto importante perché andiamo in controtendenza con tutto il resto della, delle altre province della regione toscana. Eh, perché, appunto, mentre l'indice di permanenza si sa ovviamente, questo è, è il frutto della, della crisi, è diminuito ovunque, noi siamo saliti a un 3,21, quindi vuol dire che più di tre notti in generale il, i turisti rimangono nel nostro territorio. Quindi, completamente in controtendenza rispetto al resto della Toscana, sempre rispetto al resto della Toscana abbiamo un altro eh, indice importante. Ovunque è stato registrato il calo degli italiani e l'aumento dei, dei turisti stranieri. In provincia di Arezzo l'emorragia si è fermata, abbiamo un, um, una leggerissima flessione, però in generale gli italiani sono venuti nel nostro territorio e poi ovviamente l'aumento degli, degli stranieri come nel resto della Toscana. Devo dire, eh, i meriti di tutta eh, che va dato ovviamente ai territori in generale. E vorrei darle sia alle associazioni di categoria, a tutte le imprese, perché comunque è migliorata l'offerta ricettiva nel nostro territorio a livello qualitativo. È, è migliorata e quindi questo ha fatto sì che mh, fosse scelta anche come meta per continuare a rimanere. E poi il ruolo della cultura, perché comunque sia. Ehm, sono aumentati moltissimo. Io cito per esempio il caso della Valtiberina dove le strutture museali nel, nel complesso hanno incrementato del 50%, ovvero 20.000 eh, ingressi in più. Quindi, questo a dire che comunque la cultura è il traino principale. Cappella Bacci, sempre. In, in riferimento a questo collegamento con la Valtiberina per il progetto Piccoli e Grandi Musei ha incrementato del 20% le proprie, le proprie presenze. Quindi ci sono state per esempio queste operazioni culturali molto grosse nel nostro territorio che aveva interessato Piccoli e Grandi Musei con la Fondazione Entecasse e la provincia La Valdichiana che appunto quest'anno ha fatto registrare un più 12, quindi un effetto di un, di un lavoro fatto nel passato e la Valtiberina che appunto ha a livello eh, culturale comunque ha fatto registrare questi dati molto significativi, eh, significativi anche i dati eh, del Valdarno, molto significativi i dati comunque di Arezzo che ha registrato relativamente al, alle, alle presenze un più 20. Cortona continua ad andare bene perché ha, ha circa un più 3%, che, eh, però consideriamo che Cortona negli anni ha sempre avuto indici eh, molto alti e Cortona ha innalzato eh, direi in maniera importante eh, l'indice di permanenza che si aggira intorno al 4%. Al 4%. Quindi complessivamente ecco, dobbiamo dire. poi certo ripeto, eh, ci sono stati anche ehm, nelle vallate purtroppo dei segni negativi ma dovuti alle condizioni del tempo. Noi sappiamo che il nostro territorio questo è, abbiamo un Casentino e una Valtiberina che sono praticamente contraddistinte per il, loro, per la loro per il paesaggio e per la natura in genere, quindi venivano scelte come meta per, eh, per camminare, eccetera. È chiaro che abbiamo avuto l'anno più piovoso degli ultimi 200 anni, quindi questo come dire, era tutto calcolato però, nel complesso. Incertezza però adesso su cosa succederà da gennaio in poi con il futuro delle province che resta appeso a un filo. Da gennaio eh, siamo abbastanza preoccupati perché comunque la provincia eh, in questo ruolo di, di coordinamento e di politiche appunto eh, più ampie aveva dato eh, un contributo penso notevole e da gennaio... Il contributo verrà meno. Ver verrà meno, ma ehm, auguriamoci che comunque Olente che sarà, che continui, cioè si capisca che comunque il turismo deve essere visto ad area più ampia, altrimenti dopo andiamo a pensare erroneamente che ognuno eh, all'interno del proprio campanile pensi di avere un brand. Allora noi dobbiamo sapere che il, il turismo straniero pensa al brand toscana, quindi già poter pensare a un brand eh, di, di un territorio come la provincia è già una cosa piccola, se poi ci mettiamo ognuno a pensare al proprio campanile non ne usciamo fuori, ecco perché comunque sia il turismo dovrebbe continuare ad essere un qualcosa di sovracomunale e di area vasta proprio perché per eh, poter intercettare del turismo straniero nel nostro, nel nostro territorio. E concludiamo quindi questo spazio informativo della provincia dedicato a questi davvero rilevanti dati sulle presenze turistiche nel nostro territorio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci rivediamo e ci risentiamo fra sette giorni.